l'evoluzione della storia di Natasha è stata particolare perché mentre lei e la sua famiglia stavano vivendo un momento terribile, nel paese, nella città dove viveva, non se ne parlava. Se ne sapeva pochissimo, forse chi sapeva aveva qualche notizia, aveva saputo dell'arresto, comunque non riusciva, come se ci fosse qualcosa di tenebroso, di pauroso dietro questa storia, no? Perché nella nostra società purtroppo quando abbiamo a che fare con la giustizia, con il carcere, tutti si ritraggono e pensano che una persona che ha a che fare con la giustizia già di per sé possa essere colpevole o comunque possa essere una situazione di una certa pericolosità e si crea subito un distacco. E dopo un mese e mezzo, due mesi che Natasha Estar è stata poco prima di Natale, non ricordo il giorno preciso, però incontrai Katiuscia, la cugina Natasha, a Pescara e mi raccontò di quello che era successo. Qualche giorno dopo incontrai il papà, Antonino, e gli chiesi di informazioni. Mi disse che era successa questa cosa che sembrava veramente gigantesca, sproporzionata, e poi se lo sembrava all'inizio, pensate quanto si è potuto constatare poi alla fine della vicenda giudiziaria. E ricordiamo un po' il caso di Kafka, no? Del processo, quella mattina si ritrova arrestato senza nemmeno sapere che cosa avesse fatto. Ora io non entro nel discorso, non sono mai entrato nel discorso della pena, del reato, questa è una cosa che attiene a Natasha, e noi ne abbiamo vissuto la socializzazione della pena, perché Natasha ha avuto per prima lei questo dolore, ma chi la conosceva, chi era vicino, chi si sentiva impotente poi, e soffriva a sua volta una parte infinitesimale di quello che sopportava Natasha, ma un dolore profondo in quei momenti, in quegli istanti in cui veramente ci si sentiva impotenti. E ricordiamo ancora i trafiletti di giornale, o trafiletti, notizie sul giornale, che poi gli hanno dedicato anche uno spazio alla stessa Katiuscia e a Tonino, quando loro avevano protestato da subito, no? Con un cartellone evidenziando la gravità della situazione, la sproporzione di quello che si stava iniziando a vedere in questo procedimento, più che processo, perché è un procedimento che poi sembrava che non finisse mai. E noi quindi l'abbiamo saputo tardi, un po' gli amici e il paese l'aveva subito così. Ci siamo sentiti in dovere di darci da fare e abbiamo subito cercato di stare vicini alla famiglia, creando un comitato che potesse fare proprio quello che non si riuscì a fare prima, cioè bucare quell'omertà che si era costruita intorno a questo caso, che guardando a posteriori, no, la prima volta che una donna veniva accusata, la seconda in Italia, veniva accusata di stalking, no, sembra un caso giornalistico, e oggi abbiamo visto anche con l'attenzione che i media nazionali gli hanno dato al caso, sembra così una cosa grande, una dimensione appunto nazionale, che in quel momento invece era una cosa che rimaneva proprio nell'ombra, non riusciva a venire fuori dalla dimensione familiare. Abbiamo fatto il comitato, ci sono stati poi tanti amici che ci hanno dato forza, che hanno dato forza prima di tutto alla famiglia, che era l'unico sostegno che Natasha poi aveva in carcere. E c'è stato il processo, abbiamo fatto di tutto per sostenerla. Lei in una pagina racconta quando mio figlio dava i volantini all'uscita della messa, in cui si chiedeva a tutti di partecipare al giorno, all'ultima come si chiama, no? Al giorno della sentenza, all'ultima udienza dove fu anche combinata la prima pena, e quando il bimbo andava lì a dire guardate che questa è Natasha, la Natasha che lavora alla ASL, al distretto sanitario, allora i cittadini iniziavano a raccogliere queste informazioni
e allo stesso modo comunque c'era quel senso di distacco che poi però non noi ma Natasha da sola è riuscita a sfondare come lei, come gli altri consono nel suo carattere. E una cosa che già all'inizio abbiamo percepito come paura diffusa, quella che non ci trovassimo di fronte alla giustizia, perché il termine giustizia è la radice anche di un altro vocabolo, il giustiziale. Quindi possiamo vedere come giustizia può essere in un'accezione positiva e di una molto negativa. In questo caso Natasha, più che avere una sentenza, più che avere una pena, sembra che sia stata giustiziata dallo Stato italiano prima ancora che le fosse riconosciuto il grado di colpevolezza. Era assurdo, e lo è tutt'oggi se pensiamo al fatto che prima di una condanna di primo grado una persona possa passare in carcere 3 mesi, debba poi andare in una struttura protetta per disabili mentali e poi addirittura arrivare a quello che chiamato in gergo è un manicomio criminale, ma in realtà è un PG detta più elegantemente. E quando andai a trovare Natasha nella struttura protetta di Villa Serena, in mezzo a persone che avevano gravi disabilità, e io l'ho trovata lei a fare l'infermiera in quella struttura, così come lo faceva anche a San Lucero, io mi sono reso conto che c'è qualcosa che non funziona. Cioè, non funziona se la tutela dell'individuo, della dignità della persona deve essere garantita dallo Stato di diritto dove noi ci troviamo e viviamo, contribuiamo ad arricchire, forse c'è un grave errore, ma non giudiziario, c'è un grave errore di umanità. Cioè, qua chi ha in mano le redini della libertà delle persone sta utilizzando la famosa spada della giustizia, no? Sapete che la giustizia è rappresentata con una bilancia ed una spada, ma più che la spada è più importante la bilancia, cioè la proporzione tra quello che uno commette o c'è cioè la presunzione dell'ipotesi di reato e quella che poi la realtà deve essere la pena. In questo caso non si vedeva la bilancia nelle mani della giustizia, ma si vedeva una spada che aveva già trafitto un corpo, e non solo un corpo, ma aveva trafitto l'intimità sua e di tutti quelli che restavano a fianco. In quel caso la sensazione che ho avuto è quella di paura dello Stato di diritto. Insieme. Allora, per poter fare in modo che queste cose non accadano più e che i giudici d'Italia applicano le leggi secondo quelle che devono essere le applicazioni giuste delle leggi che avete in Italia, bisogna che se ne parli. Allora, un libro come questo bisogna portarlo alle scuole, bisogna presentarlo ai ragazzi, bisogna educare e fare conoscere la storia di Natasha, ma non perché, è chiaro, noi facciamo un discorso di carattere commerciale, perché avete investito su Natasha vogliamo anche guadagnarci dal punto di vista commerciale, però è chiaro che il più grande guadagno che noi possiamo ottenere da questo tipo di libro è la conoscenza che tutti quanti ne possono avere e dalla quale può derivare una sorta di difesa per quello che potrebbe accadere a qualcuno dei nostri parenti oppure a noi.
personalmente. Ecco, la conoscenza è importante ed è importante che si sappia e si continui a sapere. E diciamo, fa Franco, a volte la stampa ci ostacola e non dà queste notizie. Io lo so che i quotidiani ci sono qui in giro, però una notizia come questa qui, della presentazione di questo libro, poteva essere data e potevano mandare anche un cronista a prendere degli appunti e quindi fare un articolo domani sul giornale e dire di questa storia di Natascia, di un caso, parlarne, discuterne, perché il fatto stesso che se ne parli è democrazia. Noi viviamo in uno stato di democrazia e per cui dobbiamo approfittare fino a quando è possibile ancora esercitare questa democrazia e continuare a parlare di quello che accade in Italia distorto, ma non per colpa nostra. A volte ci sono molti delinquenti che sono fuori dalle carceri e hanno molte colpe, ci sono molti innocenti invece che sono in carcere senza avere colpe. Questo è il caso di Natascia questa sera. E questo non deve poter accadere più, perché noi purtroppo dobbiamo essere, la nostra libertà deve essere la nostra libertà.